Andiamo in Libia adesso, dove si continua a combattere. Col nostro inviato siamo andati a qualche chilometro da Tripoli, dove le truppe fedeli al governo riconosciuto dalla comunità internazionale hanno riconquistato gli avamposti precedentemente occupati dalle forze del generale Haftar, ma la popolazione è sempre più stremata. Sentiamo l'inviato Marcello Greco. Raggiungiamo la cittadina di Enzara, poca distanza dalla linea del fronte, percorrendo una quindicina di chilometri dal centro di Tripoli. Intorno solo saracinesche abbassate, case abbandonate e a terra un tappeto di bossoli. L'intera area è stata per settimane sotto il controllo del Rais della Cirenaica e dei suoi uomini che hanno voluto lasciare la loro firma. Ali Wa e Seba hanno scritto la temuta Settima Brigata. Questa è la base militare di Yarmouk, a poche centinaia di metri dalla linea del fronte, fino a ieri sotto il controllo delle forze di Haftar. Stamani le truppe lealiste ne hanno ripreso il controllo. Non lontano da qui, in furia la battaglia. Abbiamo respinto le truppe del generale Haftar fino a Qaser Ben Gashir, ci spiega Mohamed Mustafa, capitano dell'unità di El Yarmouk. Si nascondono tra le case dove ci sono ancora tante famiglie e questo sta rallentando la nostra avanzata, ma Haftar verrà sconfitto presto. A circolare in strada sono solo pick-up e mezzi militari quando intercettiamo Ahmed e la sua famiglia. Stiamo scappando il più lontano possibile dai combattimenti, è diventato troppo pericoloso, ci dice. Non so dove andremo né dove dormiremo, ma qui non possiamo più stare.